Ciao ragazzi, in questo video vi voglio parlare del bullismo. Il bullismo è quando una o più persone se la prendono con un'altra persona più debole di loro senza motivo, che può essere sia fisico che psicologico. Inoltre, ultimamente c'è una nuova forma di bullismo virtuale, cioè tu te la prendi con una persona più debole tramite il telefono, tramite altri mezzi, però che avviene in maniera virtuale. Di solito si manifesta a scuola, ma può manifestarsi anche nel mondo del lavoro. Anch'io sono stata vittima di bullismo e questa cosa mi ha portato a chiudere ancora di più. Tutto è iniziato alle scuole medie, dove tornavo a casa tutti i giorni con i lividi alle gambe per i calci che mi tiravano le compagne. I professori dicevano che non era vero, che ero io che mi inventavo tutto, perché loro non vedevano il bullismo, cioè non vedevano quando succedeva il fatto. Ma guardiamo in faccia la realtà. Quale ragazzo è così stupido che fa il bullo se c'è il professore in classe? Ma secondo me nessuno, neanche un deficiente lo farebbe. Questa cosa è continuata fino al quinto superiore, perché una di quelle bullette che mi dava fastidio alle medie me la sono ritrovata pure superiori, per me è stata una spina nel fianco per altri 5 anni. Diciamo che alle superiori ho più subito bullismo psicologico, però a volte il bullismo psicologico può far più male rispetto a quello fisico, perché si possono usare delle parole magari forti, oppure che spingono l'altro all'odio. Infatti più volte io pensavo che non aveva più senso per me vivere. Infatti io mi sentivo spesso sola e abbandonata, perché io quello che avevo bisogno era dell'intervento, diciamo, degli adulti, dei professori in questo caso. Però loro continuavano a dire che non era vero, che io ero bugiarda e tutto. Poi quando è successo che i bulli hanno cominciato a fare i bulli pure con i professori, allora è uscito fuori che c'era il bullismo, ma non prima. Oltretutto no, i professori non volevano neanche credere ai miei genitori, cioè posso capire a me. Però i miei genitori andavano quasi tutte le mattine a scuola a lamentarsi perché non ne potevano più, cioè, di vedermi in quello stato. Ho fatto questo video per dare forza a tutti coloro che sono vittima di bullismo, che lo sono stati in passato e casomai non ancora si riprendono, per dire che se c'è qualcosa che non va, per esempio che andate a scuola e vi prendono a calci e a pugni, oppure vi insultano di continuo, è una cosa che voi dovete parlare con qualche adulto, magari con i genitori, i nonni, i professori, qualche amico di famiglia di cui vi fidate, perché è giusto che voi dovete sfogarvi in qualche modo. E se i professori continuano a dire quello che è successo a me potrebbe succedere anche a voi, che casomai non vi credono, cambiate immediatamente scuola, perché evidentemente non è una scuola seria, perché uno che nega in questo senso una cosa che dice un ragazzo, evidentemente la persona non è seria, perché tu prima di dire una cosa devi andare ad indagare, ma non che dici a priori no, quella persona sta mentendo, perché non è così, non potrebbe essere così magari, chi lo sa. Anche perché io leggo spesso di ragazzi che si levano la vita, come volevo fare io ai tempi della scuola, però loro l'hanno fatto per davvero, perché sono vittima di bullismo, perché casomai, che ne so, non hanno mai parlato con qualche adulto, con qualcuno che li aiutasse, perché di solito quando uno è vittima di bullismo, soprattutto nell'adolescenza, di solito, uno gli adulti li vuole tenere lontani, però questo è sbagliato. Infatti io vi dico, parlate con chiunque di quello che vi sta capitando, perché queste persone potrebbero aiutarvi. Ovviamente anche i bulli possono essere delle vittime,
loro volta. Perché? Perché casomai di solito i bulli vengono da famiglie con situazioni difficili, tipo genitori violenti o altro. E questi ragazzi, non potendo sfogare la loro frustrazione a casa, perché nel momento in cui lo fanno, casomai ci sono delle conseguenze terribili, diventano a loro volta i bulli quando vanno a scuola e si sfogano con i più deboli. Quindi, secondo me, oltre alle vittime di bullismo, anche i cosiddetti bulli dovrebbero essere seguiti. Seguiti perché potrebbero essere a loro volta proprio delle vittime, come lo sono le vittime stesse di bullismo. Anche perché io non ci credo che un neonato, quando nasce, diciamo, vuole fare, diciamo, il bullo, se non sa neanche parlare, per intenderci. Di solito tutti i bambini nascono che sono buoni, sensibili, dolci. Poi sono le esperienze della vita che casomai possono portare certi ragazzi sulla cattiva strada. Ecco perché, secondo me, a volte gli adulti dovrebbero anche stare vicino a questi ragazzi, oltre che alle vittime di bullismo. Per oggi è tutto, ci rivediamo la settimana prossima, spero, con nuovo video e tante altre novità.